interpreterai Mr. Reyes ed è la prima volta che lavori, che reciti qua. Com'è? Mi hanno inserito al volo, zac, e mi hanno chiesto sei disponibile, ho detto ma sì, dai, sapevo dello spettacolo che era già di alto livello, quindi ho detto attacchiamoci che sarà bellissimo. E com'è questo personaggio che devi interpretare, come l'hai trovato? Ma è l'insegnante di recitazione, quindi diciamo me l'hanno proposto in quanto attore di prosa, quindi forse era il giusto abbinamento tra i ruoli disponibili, e quindi sì, mi trovo a mio agio, perché poi con i ragazzi mi trovo molto a mio agio. Devo dire che è bello lavorare con i giovani, perché prima ero il più giovane in compagnia, adesso mi trovo a essere uno dei due o tre più anziani. Ma tu sei anche regista. Sì. Ma adesso c'è un regista che ti dirige. Certo, ed è bellissimo perché mi rilasso, non devo pensare a me, devo pensare al mio ruolo. Sono delle vacanze. Apprendi queste. Anche qualche segreto. Aspetta. In più. Sì, sì, beh, si apprende da tutti, è bellissimo perché si sta. Cioè il teatro è. Insegnarsi a vicenda, è capire insieme le cose, è prendere sempre dagli altri, proprio è, secondo me, una filosofia importante, è un gioco collettivo che va sfruttato al massimo in questo senso. Ma cosa pensi di questo musical? Tu lo vedevi Fame? Sì, sì, mi ricordo, sì. Anzi, io ero di quella generazione, sono di quella generazione, quindi sì, infatti mi sono detto, guarda, essere dentro al primo musical, essere dentro questa cosa è bello perché proprio mi si ricorda i tempi, saranno famosi quando anche noi volevamo volare in America per diventare famosi, no? Ero lì per andarci, poi essendo uscito dall'accademia, avendo avuto subito tanto lavoro, devo dire che allora sono stato incastrato dal mio paese, cioè insomma sono rimasto qua, però la mia idea era proprio quella di andare, magari non per il musical eccetera, per determinati cibi, però andare a studiare anche in America. Allora io ti auguro tanta merda e non vediamo l'ora di vederti nei panni di Mr. Meyers. Okay. Venite numerosissimi, ma tanti, bisogna riempire tutte le piantine, 44 spettacoli.